A Cisternino il sindaco Donato Baccaro prova a stoppare le polemiche innescate dall'opposizione sulla gestione di un'antica condotta per la raccolta delle acque piovane venuta alla luce nel corso dei lavori di ristrutturazione di Corso Umberto. I lavori in Corso Umberto sono assolutamente necessari per risanare e riqualificare l'intera area di accesso al centro storico e stanno procedendo sotto l'attenta supervisione della sovrintendenza. Dunque, nessun oltraggio al patrimonio storico e architettonico della nostra città. Il sindaco Donato Baccaro stoppa le polemiche innescate nei giorni scorsi dai banchi dell'opposizione consiliare per voce del capogruppo del PDL Mario Saponaro, che aveva denunciato una gestione poco attenta degli interventi di ristrutturazione di Corso Umberto portata avanti in queste ultime settimane dall'amministrazione, soprattutto in riferimento alla conservazione di un cunicolo tornato alla luce in seguito alle operazioni di scavo dell'antica condotta fognaria della città vecchia. Polemiche, secondo me, campate in aria, perché si tratta di un'opera che innanzitutto stiamo risanando tutto quello che comunque è palese, che con gli scavi è venuto fuori, dove nelle abitazioni, diciamo in Corso Umberto, c'erano dei danni non finire. Quindi si tratta di un cunicolo di acqua piovana realizzato negli anni 1940, quando è stata realizzata l'intera fognatura nera del centro storico di Cisternino, quindi di fatto non certamente storico. È vero che in alcuni tratti ci sono, diciamo, delle coperture a volte del cunicolo stesso, ma in alcuni tratti, perché poi con gli allacci che si sono fatti negli anni, diciamo, di fatto non vi era più questa copertura. Però noi, per correttezza, abbiamo comunicato alla sovrintendenza archeologica che comunque stavamo facendo questi lavori e che pertanto loro hanno nominato una persona che sovrintende i lavori. Quindi, dal punto di vista della correttezza amministrativa, siamo tranquilli. Di fatto, comunque, stiamo facendo delle foto al fine poi di avere una memoria storica. Quindi, ritengo che con questo lavoro noi stiamo sanando tutta una serie di problemi. In più stiamo interrando, quantomeno stiamo predisponendo attraverso i cavidotti, sia l'interramento dei cavi Telecom, cavi Enel, e quindi puliremo tutto Corso Umberto. Quindi io penso che con quest'altro tratto di Corso Umberto sistemiamo un'altra area del nostro centro e lo abbelliamo, continuiamo ad abbellire il centro storico, che sicuramente è un investimento che vale per oggi ma vale per domani. La pagina culturale questa mattina nell'auditorium del Liceo Scientifico Leonardo Leo di San Vito dei Normanni per Luigi Vigna, ex procuratore nazionale antimafia, ha incontrato gli studenti dell'istituto per presentare il suo libro In difesa della giustizia. Vediamo. La definizione di terrorismo non c'era, ma è stata introdotta nel 2005 nel nostro codice penale. Quando è, secondo il nostro codice penale, che si verifica il terrorismo? Quando viene compiuta un'azione che produce un grave danno allo Stato e che ha come scopo, come finalità, o quello di intimidire, far paura alla popolazione, oppure quello di costringere le istituzioni a fare o a non fare qualcosa, oppure quando proprio si vuole scardinare le fondamenta economiche e sociali di uno Stato. Perché Cosa Nostra fece le stragi del 1993? Le fece per costringere lo Stato, ecco, vedete, tornato poi nella definizione, a eliminare certe leggi che davano fastidio a Cosa Nostra, cioè dire le leggi sui collaboratori di giustizia, sul sequestro dei beni e sul carcere cosiddetto duro, 41 bis dell'ordinamento penitenziario. Ieri sera nella chiesa del Purgatorio di Fasano è stato presentato il restauro dell'abito della statua della Dolorata Simulacro che nel giorno del Venerdì Santo viene portato in processione per le strade della città. Mariangela Borgia.
Dal 600 sono state arricchite come fossero dame preziose, indossando abiti molto spesso donati dalle nobildonne in segno di devozione e di penitenza. Si tratta delle statue delle Madonne che percorrono in occasione delle processioni le vie della città, radunando migliaia di fedeli e che in molti casi sono esposte sugli altari. A Fasano sono numerosi gli esempi di questi simulacri custoditi nelle chiese, tra questi la Madonna dell'Addolorata della Chiesa del Purgatorio. È stato presentato il restauro dell'abito a cura di Gabriella Bocchi. Si tratta di un pregevole esempio di quei manufatti definiti manichini vestiti, quasi tutti databili al XVII-XVIII secolo. Un abito nero arricchito da ricami in argento, la chioma di capelli veri, il volto sofferente rigato di lacrime, le mani rigidite dal dolore, il pugnale d'argento inflitto nel cuore. Il corpetto è stato restaurato completamente, mentre la gonna e il manto sono stati semplicemente puliti. È un restauro di un tessile antico, per cui è particolarmente delicato e quindi la difficoltà è nell'equilibrio. Che tipo di tecnica è stata utilizzata per la pulizia, soprattutto dei ricami? Ma vapore ad ultrasuoni, quindi vapore freddo, e poi l'uso delle mani, delle lenti di ingrandimento e acqua deionizzata per il filato metallico, variando a seconda del grado di sporco. Perché c'erano alterazioni, ossidazioni, alterazioni, polvere, incrostazioni. Che soddisfazioni le ha dato? Il restauro è un lavoro molto interessante, formativo. È uno dei lavori più belli che voi giovani dovreste fare, perché sono delle avventure, sono delle piccole avventure nella materia. Adesso abbiamo soltanto consolidato il corpetto e pulito corpetto e gonna. Dobbiamo consolidare la gonna e restaurare completamente il mantello originale dell'abito. La cosa importante è trovare i soldi per poter completare tutto il restauro, che come vedete è un lavoro faticosissimo. E il mio desiderio è che proprio il restauro della Madonna Addolorata di Fasano venga dal popolo di Fasano. La Addolorata, il Venerdì Santo, quando esce la sera del Venerdì Santo, dietro vanno oltre 6.000 persone. Ecco, quindi questo è segno tangibile dell'amore del popolo fasanese verso il culto della Addolorata, che rappresenta il dolore di una madre, quindi particolarmente sentito. Ecco, il mio desiderio è quello che chiedo, anche un piccolissimo contributo, ma fatto da tutti, dal popolo, soprattutto dalle donne fasanesi, che devono sentirsi partecipi di aver restaurato l'abito della loro Madonna. In attesa di proporre il suo ultimo appuntamento, il live del duo Petra Magoni e Ferruccio Spinetti, la Ghironda Winter and Spring Festival traccia un bilancio di questa edizione 2012 che ha visto quale evento clou il concerto di Ben Uncle Soul andato in scena venerdì scorso a Martina Franca. Ancora un grande successo firmato Ghironda. Il concerto di Ben Uncle Soul, stella nascente del panorama musicale mondiale, è andato in scena venerdì scorso sul palco del Teatro Nuovo di Martina Franca. Ha rappresentato certamente l'evento clou dell'edizione 2012 della Ghironda Winter and Spring Festival, la rassegna delle musiche dal mondo organizzata dall'omonima associazione culturale e dall'agenzia Idea Show. Un evento itinerante che anche quest'anno ha proposto artisti di assoluto livello, confermandosi tra le kermesse musicali più importanti a livello nazionale e che ora è pronto ad offrire alla platea di appassionati l'appuntamento finale, quello del 28 aprile a Conversano con Petra Magoni e Ferruccio Spinetti, duo che unisce una delle voci femminili più raffinate e uno dei contrabbassisti più virtuosi del panorama musicale italiano. Cerchiamo di fare del nostro meglio, ovviamente non è merito mio, ma è merito innanzitutto dei tanti collaboratori che si adoperano affinché la Ghironda possa continuare ad avere i successi che ha avuto, e poi sono molto contento perché è la musica che mi piace proprio personalmente, per cui quando abbiamo sentito qualche anno fa le prime canzoni di Ben abbiamo subito voluto portarlo, abbiamo impiegato un anno e mezzo per portarlo a Martina, alla Ghironda, ce l'abbiamo fatta, siamo molto felici. E
poi siamo molto felici anche del riscontro di pubblico che abbiamo avuto, e da non dimenticare che la direzione di questo festival artistica non è affidata a qualcuno della nostra associazione, ma è affidata al pubblico, tanto è vero che presentiamo all'inizio della stagione una decina di nomi sul nostro sito di riferimento che collabora con noi, che è il Tacco di Bacco, dove proponiamo al pubblico di scegliere gli artisti che vogliono vedere in concerto. Al primo posto quest'anno si è classificato il Magoni Spinetti, il duo Magoni Spinetti con Musica Nuda, che faremo proprio il 28 di aprile a Conversano, che sarà il momento conclusivo della Ghironda, e al secondo posto proprio Ben Uncle, che abbiamo invitato a Martina. Siamo contenti perché siamo certi che diventerà una star nei prossimi 10 anni di livello veramente mondiale. Ci fermiamo qui con questa edizione del nostro telegiornale, grazie a tutti per l'attenzione e arrivederci. Questa edizione del telegiornale è possibile rivederla sul nostro sito www.trcb.it.